arte, cultura, tradizioni, storia e non bastano ancora a raccontarvi una delle città più belle e interessanti del mondo. Abbiamo deciso di stupirvi con effetti speciali, di toccarvi, di emozionarvi la mente e il cuore. Sì, abbiamo deciso di emozionarvi così. Superato questo grande traguardo, la città tutta dovrà impegnarsi. La città è stata impegnata fin dall'inizio in questo percorso che ha portato a questa candidatura. Tutta Vicenza e la provincia si sono unite, tutti i mondi e le realtà, i settori, quindi la cultura, le imprese, il sociale, la diocesi hanno lavorato insieme e questo dovrà farlo anche dopo. Nel caso di vittoria noi dovremo lavorare insieme e rendere questo progetto esecutivo a tutti gli effetti, quindi valorizzare al meglio la nostra città, il nostro territorio. E quanto importanti sono proprio le associazioni, le famiglie e i giovani per Vicenza che facciano gruppo? È importante che tutti si sentano parte attiva. Sarà bello vedere le famiglie andare a visitare le aziende, quindi i musei con i propri figli, o vedere i giovani impegnati in prima linea per valorizzare la propria città, il proprio territorio, le proprie bellezze, e saranno protagonisti, perché Vicenza è anche una città universitaria a tutti gli effetti e ha tanti giovani e tanti ne verranno in futuro. Tradizioni, storia, arte, cultura, fede. A Vicenza c'è proprio tutto. A Vicenza c'è proprio tutto e in particolare su questo dico che ci sono le tradizioni da mantenere, da valorizzare, da far conoscere nel mondo, e poi c'è anche la fede, che è un grande momento che qui viviamo a Vicenza. Siamo una città dove crediamo fermamente nei nostri valori, anche religiosi, e Monteberico rappresenta un luogo importante con il suo Piazzale della Vittoria. Non poteva sicuramente mancare la fede con questo grande santuario. Questo santuario ha le origini in due apparizioni. La prima è del 7 marzo del 1426, quindi ci stiamo preparando anche con il comune di Vicenza, perché è di proprietà del comune ai 600 anni della prima apparizione. E l'altra successiva è del 1 agosto del 1428. La Vergine Santa da subito ha chiesto che venisse eretta su questo colle una chiesa dove la gente poteva venire a pregare per chiedere anche la grazia della guarigione dalla peste, perché in quel tempo infuriava una forte peste che aveva messo in crisi non solo Vicenza ma l'Italia e l'Europa tutta. E ancora dalla cronaca del tempo sappiamo che alla seconda apparizione il vescovo e il comune di allora hanno ascoltato questa richiesta e sono saliti il 25 agosto dello stesso mese per porre la prima pietra. In due anni hanno completato l'opera e ancora ci dice che scendeva la peste man mano che la chiesa cresceva. Gli ex voto che trovate non solo in chiesa ma anche nella sala benedizione dicono come ancora oggi la Vergine abbia uno sguardo attento su Vicenza. Prima di questo importante progetto Andrea Palladio era uno sconosciuto. Quello che vedete mie spalle è la prima vera importante opera di Andrea Palladio, vero Lia? Assolutamente sì, ci troviamo appunto in Piazza dei Signori, che è il salotto dei Vicentini, e alle mie spalle vedete quello che è un po' il simbolo della nostra città insieme con il Teatro Olimpico. È bello ricordare che questo inizialmente era proprio il luogo di potere e la piazza era il luogo dei commerci, quindi la vita di tutti si svolgeva qui. La Basilica comunque durante l'anno ospita anche molte importanti mostre. Da qualche anno a questa parte è diventato un interessantissimo contenitore
di mostre, appunto di grandi mostre, e oggi abbiamo l'opportunità appunto di avere quella che si chiama la Fabbrica del Rinascimento, ed è una mostra incantevole proprio perché va a scoprire quelli che sono i meccanismi, i processi creativi dell'opera d'arte, quindi dal momento in cui nasce l'idea nell'architetto piuttosto che nello scultore, nel pittore, fino all'opera finita. Allora Lia, finiamo la nostra passeggiata su e giù per Vicenza e andiamo a sentire anche cosa hanno da dirci i nostri turisti vicentini. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, lo sapete che Vicenza è la finalista candidata per Capitale della Cultura per il 2024? No, non lo sapevo, però non è sorprendente perché mi sembra molto bella. Come ti sembra Vicenza? L'avete già visitata? Allora, è la prima volta. Io sono francese, ho già vissuto in Spagna, in Italia ho vissuto nel nord, in Lombardia, a Brescia. E secondo me Vicenza è ancora più bella, magari la città più bella che abbia mai visto. Mi piace assai. E allora ragazzi, vogliamo fare un augurio a Vicenza? In bocca al lupo, Vicenza! Viva il lupo! Facciamo un grande augurio. Un grande in bocca al lupo a tutti i commercianti di Vicenza. Professore, dove siamo qui? Che meraviglia! Ma è vero che questo è l'unico palazzo progettato e compiuto dal Palladio? Sì, noi qua siamo a Palazzo Barbaranda Porto, palazzo progettato da Palladio e portato a termine integralmente da Palladio. È l'unico palazzo che Palladio è riuscito a portare a termine nella sua interezza, e il committente Barbarano riuscì appunto a far fronte a tutto l'impegno che si era assunto con Palladio. Quindi, professore, qui noi abbiamo dentro grandi sale affrescate e decorate. Sì, il palazzo Barbaranda Porto lo si nota sia per la maestosità e la monumentalità architettonica, ma anche entrando nelle sue sale per la monumentalità dell'apparato decorativo, sia per ciò che concerne l'aspetto iconografico che quello scultoreo. È veramente un palazzo unico che merita la pena di essere visitato, una vera invenzione palladiana che ancora una volta richiama il titolo del nostro dossier di candidatura. Palazzo Thiene è un altro dei grandi palazzi patrizi della città di Vicenza, e tra l'altro Palazzo Thiene mi permette anche di richiamare il dossier di candidatura a Capitale della Cultura, visto che ha un ruolo importante come fabbrica di futuro. Il dossier di candidatura si intitola La cultura è una bella invenzione e mette insieme l'ambito culturale con quello imprenditoriale nel senso più lato. È un progetto che è nato mettendo insieme oltre una novantina di produttori culturali della città e della provincia, oltre 90 centri provinciali, ha visto l'intervento delle imprese ma anche del terzo settore, con un programma anche di welfare culturale e aziendale che pensiamo possa essere assolutamente innovativo anche per essere proposto all'Italia. Teatro coperto al mondo è proprio qui, a Vicenza, ed è il Teatro Olimpico. Assolutamente sì, il teatro più antico coperto è di Andrea Palladio, si trova qui a Vicenza ed è un gioiello, il fiore all'occhiello della nostra città. Vuole essere, per così dire, un teatro all'antica, quindi chi entra qui resta sempre a bocca aperta, quindi consiglio a tutti quanti, anche chi è solo di passaggio, assolutamente di non mancare una visita a Teatro Olimpico di Andrea Palladio. E Vicenza offre anche un vasto panorama di rappresentazioni teatrali e di concerti. Abbiamo anche quindi l'opportunità, sia nel periodo primaverile, diciamo maggio-giugno, e in quello autunnale, settembre-ottobre, di godere anche di rappresentazioni classiche e di buona musica proprio all'interno del Teatro Olimpico.
Vicenza, finalista per il titolo Città Italiana della Cultura 2024. Lia, si avverte già qualche cambiamento? Assolutamente sì. Da operatore turistico posso affermare che la città è in fermento, soprattutto dopo la riapertura. Anche l'iniziativa Scopri Vicenza, un capolavoro di città, che è un tour guidato che da 6 anni è in mano proprio a un gruppo di guide abilitate di cui faccio parte, negli ultimi mesi ha avuto un successo e sta avendo veramente dei numeri altissimi. Questo fa sicuramente pensare che l'iniziativa di Vicenza come capitale della cultura 2024 sia sicuramente, abbia un impatto più che positivo. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo è già un buon auspicio. In queste due puntate dedicate a Vicenza abbiamo fatto un viaggio sorprendente, indelebile, carico di emozioni uniche e misteriose. Abbiamo visto cose straordinarie, sono sicura, vi rimarranno nel cuore, perciò io non posso fare altro che invitarvi personalmente a visitare questa meravigliosa città e a farvi emozionare da essa. Grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.repeveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata.